Da questa, da Sant'Agata, zona agricola, e proprio partiamo da Agrifrutta, che l'abbiamo oltretutto inaugurato il mese scorso, ed è che è una grossa cooperativa che lavora la frutta, commercia nella frutta a livello nazionale e anche internazionale, quindi è, direi, proprio l'avvio di un giro che è delle pesche nettarine, che c'entra moltissimo. Noi già da 4-5 anni ci siamo presi questo impegno di sponsorizzare questo giro ciclistico chiamato, appunto, denominato Pesche e Nettarine, perché lo sentiamo molto vicino alla nostra attività di produttori, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli, specialmente questa tipicità di frutta, le pesche e le nettarine, che nella nostra zona, diciamo, sono la tipicità della produzione, quindi prodotti molto molto apprezzati in tutte quante le parti del mondo. Ed è partita da Sant'Agata sul Santerno la 10ª edizione del Giro delle Pesche Nettarine. In 199 si mettono in cammino per questa avventura quando il sindaco di Sant'Agata abbassa la bandierina. Il percorso, 135 km, completamente pianeggiante, porta gli atleti fino al traguardo di Cesena. Si parte ad una velocità abbastanza ridotta, intorno ai 38 km all'ora, quindi una prima fase di controllo tra i concorrenti. Ricordiamo che si tratta degli under 23 e questa manifestazione costituisce per questi atleti un trampolino importante per la loro carriera. I romagnoli si aspettano un vincitore della loro terra dopo il successo dell'anno scorso, che ha visto per primo Massimo Mazzanti davanti a Federico Vitali, ambedue romagnoli. All'11º chilometro, dopo una partenza abbastanza sonnecchiosa, ci provano in due ad allungare. Si tratta del numero 50 Fabrizio Lucciola e del numero 192 Giordano Vittori. Ma vedete, il gruppo reagisce e l'avventura della coppia dura solo qualche chilometro, e intanto comunque aumenta l'andatura e si passa dai 38 km all'ora iniziale ai 55-60, soprattutto quando si è in favore di vento. Ed ancora una coppia di avventurosi si porta in testa la corsa quando siamo intorno al 40° chilometro. Si tratta del numero 141 Alessandro Armellin e del numero 43 Marco Frapporti. I due si danno il cambio regolare, ma resistono in testa alla corsa solo, anche loro, solo per pochi chilometri, perché l'andatura del gruppo si fa sempre più forsennata e quindi non c'è scampo per coloro che in qualche modo tentano l'avventura. E vedete, ci provano in tanti. Anche in questo momento c'è Bagarre in testa al gruppo. Sono 199, lo ripetiamo, i partenti in rappresentanza di 40 società ciclistiche. È chiaro quindi che non ci può essere una squadra che in qualche modo può controllare la corsa, dato il ridotto numero di concorrenti per ciascuna squadra. Ma quando siamo intorno al 90° chilometro inizia una fuga importante. La propone il russo Maxim Belkov, che viene raggiunto proprio in questo momento da due altri compagni di avventura. Si tratta di Davide Riccibitti e di Volodymyr Giudia. Quindi si forma in testa alla corsa un terzetto che intorno al 90° chilometro
ha un vantaggio di 27 secondi sul gruppo che vediamo in fondo a questo rettilineo. Ma i tre ci credono, si impegnano, trovano immediatamente l'accordo e vedete che la velocità aumenta sensibilmente, tanto che a questo punto la velocità media è superiore ai 44 km orari. A questo punto mancano una trentina di chilometri all'arrivo e quindi ancora, è naturale, è tutto in discussione. Ma i tre, lo possiamo ben vedere dalle immagini, ci credono veramente e vi ricordiamo che il terzetto è costituito dal numero 5, Davide Ricci Bitti della società ciclistica Dal Fiume, dal numero 11, Maxim Belkov della nazionale russa e dal numero 112, Volodymyr Diudia, ucraino della Unione Ciclistica Bergamasca. E proprio l'ucraino vediamo adesso in testa al terzetto, rilevato dopo 150 metri di testa dal russo Maxim Belkov. In seconda posizione, pronto a dare il cambio al battistrada, è Davide Ricci Bitti. E si marcia intorno ai 50 km orari. Il gruppo tenta una reazione. Dicevamo, sono 40 le società rappresentate in testa alla corsa, ne sono rappresentate solo 3, quindi è interesse che dal gruppo ci si porti prima possibile sui fuggitivi. Ricordiamo che questa manifestazione presenta poche asperità, sono 4 tappe e quindi anche un lieve margine di vantaggio può costituire un baluardo insormontabile poi per la classifica generale. Gruppo allungatissimo, c'è comunque la nazionale russa che fa buona guardia, vediamo il numero 12 di fatti che cerca di chiudere le azioni di rincorsa degli altri concorrenti, e il numero 12, Esin della nazionale russa, che copre appunto la fuga del proprio compagno Maxim Belkov, il quale è dato per favorito. I tre marciano, ripetiamo, a velocità molto sostenuta, rapporto lungo 53-13 e quindi una velocità che difficilmente, se così sarà mantenuta, potrà essere di vantaggio per il gruppo per coprire il distacco che a questo punto si fa pericoloso. Un primo e 5 secondi quando mancano una ventina di chilometri alla conclusione, e avete visto come il russo ha alzato il braccio per far segno di essere rilevato in testa alla corsa. Avete 20 chilometri alla conclusione, la situazione è questa. A un primo ad inseguire il terzetto troviamo due concorrenti, li vedete in questo momento, il 149 e il 45, e precisamente il 149 si tratta di Crocetti, mentre il 45 è Massano. Ma i due hanno poca fortuna, in quanto il gruppo reagisce immediatamente e si porta su questa coppia, per cui il terzetto rimane a guidare la corsa con un primo e 15 secondi di vantaggio sul gruppo. Ma il vantaggio del terzetto è altalenante, in quanto a una rincorsa succede poi un momento di stasi da parte del gruppo e quindi il terzetto porta il proprio vantaggio anche fino a un primo e 40 secondi. Vedete la rincorsa rabbiosa del gruppo, ma anche l'azione decisa e determinata del terzetto, che ripetiamo è formato dal numero 5, Davide Ricci Bitti della Dal Fiume, dal numero 11, Maxim Belkov della nazionale russa, dal numero 112, Volodymyr Diudia della Ucraina, in forza l'Unione Ciclistica Bergamasca. 6 chilometri alla conclusione, il vantaggio del terzetto si mantiene superiore al minuto e non cede il ritmo di questi tre concorrenti che oramai
ci credono e quindi disputeranno in volata il successo di questa prima tappa e la conquista della maglia di leader. Ricordiamo che le maglie in palio sono 4, la maglia verde per il primo della classifica generale, la maglia azzurra per il leader della Gran Premio della Montagna, oggi non ci sono montagne, un paio di cavalcavia, la maglia gialla per il leader della classifica punti e la maglia rosa per il leader della classifica dei giovani. Quindi siamo all'ultimo chilometro, una volata a 3, parte sulla sinistra, avete visto immediatamente Davide Ricibitti quando mancano circa 300 metri alla conclusione, prende la testa, reagiscono gli altri due concorrenti, cede ai 150 metri l'ucraino Volodymyr Duda, mantiene un lieve margine di vantaggio Davide Ricibitti e nonostante la strada in salita, leggermente in salita, siamo sulla via Emilia nel centro di Cesena, Davide Ricibitti riesce a mantenere il primo posto e vince davanti al russo Maxim Belkov, accreditato allo stesso tempo, terzo Volodymyr Duda con un ritardo di 6 secondi, vince la volata del gruppo, volata affollatissima, Alessandro Formentelli a 47 secondi di ritardo e quindi tutti gli altri concorrenti, o perlomeno almeno un 150 concorrenti, vengono accreditati dello stesso ritardo. Il vincitore Ricibitti Davide prende anche 10 secondi di abbuono, 5 secondi al secondo concorrente e 4 al terzo concorrente. Naturalmente l'ordine d'arrivo segna anche la classifica, c'è euforia tra i sostenitori del vincitore, rivediamo la volata, un paio di biciclette di vantaggio per Davide Ricibitti, cerca di fare il possibile Maxim Belkov, ma Ricibitti mantiene il suo vantaggio e vince quindi questa prima tappa da Sant'Agata sul Salterno a Cesena. Davide Ricibitti, tutti si aspettavano un arrivo a ranghi compatti, tappa dedicata ai velocisti, colpo di scena. Sì, sembrava una tappa che bisognava arrivare tutti in volata, invece non sempre la corsa va come si dice prima della partenza, è andata bene a noi tre che abbiamo avuto diciamo il coraggio di attaccare, siamo andati di comune accordo fino alla fine e ci è andata bene. 45 km orari la media finale, ecco cosa vuol dire? Resistere ed incrementare il vantaggio nei confronti di un gruppo di 200 corridori alle spalle? Sì, siamo andati bene che subito di comune accordo siamo andati, cambi regolari, quindi giravamo bene, tutti volevamo arrivare e giocarci alla fine la vittoria ed è andata bene a me. Ti presenti al via con la maglia verde, ti presenterai al via della tappa di domani con la maglia verde della Allegra, un pensierino alla classifica finale? Ma un pensierino si fa sempre, però corriamo tappa per tappa, poi prendiamo quello che viene. Se poi c'è una vittoria, tanto meglio. Giordano Conti, sindaco della città di Cesena, una Cesena che oggi ha confermato il proprio attaccamento allo sport, capitale del ciclismo. Ma noi ci teniamo molto alle due ruote, perché intanto è un mezzo alternativo all'automobile, quindi vogliamo educare i cittadini all'uso della bicicletta, quindi facciamo le piste ciclabili e ovviamente vogliamo educare per l'appunto all'uso della bicicletta e la migliore promozione sono queste gare ciclistiche. Maurizio Mantovani, direttore generale della Agrifruit, parlare di sport in casa Agrifruit significa parlare di ciclismo. Beh sì, è qualche anno che volentieri facciamo da sponsor questo giro Pesche Nettarine, perché Pesche Nettarine sono il nostro mestiere. Noi siamo una cooperativa che fa frutta, rappresentiamo il mondo agricolo assieme anche al consorzio agrario e alle altre ditte che hanno sponsorizzato questo giro. È per far conoscere al mondo la bontà della frutta di Romagna, oltre chiaramente alla bellezza dell'ambiente romagnolo dove questa frutta cresce. We live in a free world. I whistle down the wind, carry on.
Siamo oggi qui alla cooperativa Intesa a Mordano, uno dei magazzini della cooperativa, all'interno del quale lavoriamo e trasformiamo i prodotti agricoli prodotti dai nostri soci. Il nostro è un ruolo fondamentale nella filiera, in quanto ritiriamo il prodotto dei nostri produttori, lo conserviamo, lo lavoriamo e lo prepariamo pronto per andare nei banchi della grande distribuzione. Il prodotto viene in modo particolare spedito nei paesi esteri, sia Europa, extra-CE e anche oltremare, e in una buona percentuale anche sulla grande distribuzione italiana. In modo particolare qui a Mordano, Intesa ha negli ultimi anni investito sia a livello strutturale che a livello di impianti di lavorazione per portare l'azienda ad avere un contenimento dei costi pur salvaguardando quella che è la solubilità e quello che è il confezionamento del prodotto. Il nostro obiettivo principale è quindi quello di dare un prodotto di alta qualità, quello di dare un buon frutto da mangiare ai nostri consumatori, il tutto in un processo, possiamo definirlo, industriale di lavorazione. Presso questo magazzino, qui a Mordano, abbiamo circa 100-120 unità operative che lavorano durante l'anno, con una capacità produttiva giornaliera di 1000-1200 quintali al giorno. Ovvero partono da qui, dal nostro magazzino, 6-7 autotreni al giorno pronti per i banchi dei supermercati. Dicevo, in modo particolare qui a Mordano è stato in quest'anno, nel 2005, messo a punto un nuovo impianto di lavorazione studiato in modo particolare per l'alta qualità, ossia per marchi di alta qualità quali Made in Blue, che dopo potremo vedere in fase di lavorazione, Zespri Gold, ovvero Kiwi Giallo, pesche e nettarine di alta qualità. La nostra azienda, qui a Mordano, è operativa da oltre 40 anni. Prima era sotto nome Capo. Poi nel 2000, in seguito alla fusione avvenuta con Intesa, è entrata a far parte di questa grande famiglia. La si può così definire perché questa grande famiglia, come appunto abbiamo detto, non solo ha la valenza di portare il maggior reddito possibile ai nostri produttori e accontentare le esigenze del cliente, ma è sempre attenta a partecipare a quelle che sono le manifestazioni sociali, sportive della zona, territoriali e anche oltre al nostro territorio. In modo particolare in questo momento siamo presenti sul 10° giro pesche e nettarine e saremo tutti i giorni lungo il giro presenti con la nostra azienda. E ci siamo, secondo appuntamento del 10° giro ciclistico delle pesche nettarine di Romagna. Siamo a Sassoleone, una piccola frazione sull'Appennino romagnolo, 430 metri sul livello del mare. Ed è festa, tutto il paese in mostra a far vedere le proprie bellezze paesaggistiche e di propri prodotti. E questo è il via, un trasferimento di 20 chilometri fino alla località di Borgo Tossignano, via Montanara, dove è posto il cippo che ricorda un milite della stradale in servizio 2 anni fa in questo giro e deceduto, Pierluigi Giovagnoli. Una toccante cerimonia, ma si parte, la vita continua. Ed ecco i corridori, 195 rimasti in gara, sfilare a tutta velocità per le strade di Romagna in direzione di Imola. Gruppo allungato, si marcia a velocità assai sostenuta. Questa volta sembra che i concorrenti vogliano darsi battaglia fin dai primi chilometri. E già dall'inizio, proprio i primissimi chilometri, al 6° chilometro, c'è un attacco. Lo porta il concorrente contrassegnato dal numero 99, Fioretti. Eccolo appunto lanciare la sua sfida al resto del gruppo.
non ne guadagna molto, una ventina di secondi, è un passista veloce e profitta di questi tratti in pianura per esprimere al massimo la sua potenzialità. Dicevamo, ci si sta dirigendo verso Imola, ma oggi la tappa è abbastanza difficile perché ci sono ben 4 Gran Premi della montagna sul Monte Frassineto, 260 metri sul livello del mare, dove tanti anni fa, eravamo nel 1968, Adorni vinse la maglia iridata e sigillò così una splendida carriera. Senz'altro oggi i nostri amici concorrenti si daranno battaglia su queste strade. Inizio di gara, dicevamo, e la squadra della Dal Fiume Cinzia nelle prime posizioni del gruppo con tutti i suoi organici a difendere la maglia del suo leader Ricci Bitti. Vediamo infatti impegnati con il numero 1 Canzini, con il numero 2 Montanari, con il numero 3 Della Martira, con il numero 4 Quarantini. E intanto siamo a Dozza Imolese e c'è un concorrente, è il numero 2 appunto della Sergio Dal Fiume Montanari, che guida il gruppo. È un piccolo paese, uno dei borghi più belli d'Italia, dove sui muri delle case racconta la sua storia. E non poteva mancare naturalmente l'immagine di Luciano Pezzi, il suo cittadino più illustre, insieme a Fausto Coppi. Un momento anche questo emozionante, ma il ciclismo è festa e le immagini lo dimostrano. E tante bandiere lungo il percorso, perché sono tanti gli amici che hanno contribuito a far sì che questa manifestazione raggiungesse questo risultato. Intanto con il 32, quando siamo intorno al 35esimo chilometro, ci prova Raisoni. Si volta indietro più volte, guadagna poco spazio, circa 150-200 metri, in tempo appena 12-15 secondi. Ricordiamo, è il numero 32 che guida la corsa, Alessandro Raisoni della Podenzano. E ora vediamo ancora un atleta in testa alla corsa, è una coppia di concorrenti quando siamo intorno al 60esimo chilometro, è il numero 23 Ferrari insieme al numero 142 Cazzola, che a questo punto hanno 45 secondi di vantaggio sul gruppo della maglia o delle maglie gruppo ammiraglie, che viaggia sempre con in testa gli atleti della Sergio Dal Fiume. La velocità è abbastanza elevata, sono circa 42 i chilometri che sono stati percorsi nella prima ora di gara. Alle spalle degli atleti della Dal Fiume troviamo gli atleti della Egidio Delta. E quindi una velocità abbastanza alta per cercare di ridurre lo spazio per eventuali attacchi. Difatti il numero 23, quando siamo intorno al 90esimo chilometro prima, e poi il numero 142 rispettivamente Ferrari e Cazzola, si rialzano soddisfatti della loro impresa e quindi non più intenzionati a spendere energie, e intanto si inizia a salire. Questo è il primo dei 4 giri che porteranno i concorrenti al Gran Premio della Montagna di Monte Frassineto, 260 metri sul livello del mare. Ed è il primo a lanciare la sfida, qui siamo all'inizio della salita, forse nel tratto più duro, il primo a lanciare la sfida è proprio un atleta dei Centri della Calzatura. Si tratta del cittadino italiano ma di origine colombiana Vanegas, numero 195. Precisamente si tratta di Sanchez Nicolas Vanegas, Centri della Calzatura, ma è italiano. E quindi lancia la sua sfida e probabilmente è la squadra dei Centri della Calzatura che oggi ha intenzione di muovere le acque. E partono anche altri due concorrenti, si tratta di Vitaly Kondrut
e Moris e Possoni, rispettivamente della Finauto e dell'Unidelta. Il gruppo si allunga, c'è Bagarre in testa alla corsa, ma intanto c'è il leader della maglia che proprio nel momento della Bagarre ha forato Ricibitti, è rientrato, ma probabilmente ha speso quelle energie che poi potrebbero fargli comodo. Intanto abbiamo visto Pietro Quarantini numero 4, rimane in testa un solo concorrente che inizia il secondo giro della salita. È un atleta numero 106 italiano, Cataldo, che guida la corsa. E c'è ancora un attacco quando siamo quasi in vetta, è il numero 191, Centri della Calzatura, si tratta di Angel Rubian Chavez, un colombiano da poco in Italia, ma che ha già fatto sentire e vedere di che pasta è. L'8 maggio ha già vinto proprio da queste parti. Il gruppo reagisce, ma si fraziona ed all'inseguimento di Chavez si portano altri concorrenti. Troviamo difatti all'inseguimento Possoni, Chris e Condrut. Il gruppo reagisce e praticamente raggiunge in poche battute i battistrada. Quindi quando siamo all'inizio del terzo giro abbiamo 70 concorrenti tutti insieme, ma dura poco perché un terzetto rilancia la sfida. Se ne vanno Possoni, Chris e Condrut, hanno circa 16 secondi di vantaggio, ma il gruppo, vedete, alle spalle reagisce e mantiene gli attaccanti a breve distanza. C'è Bagarre, siccome si può ben vedere dalle immagini, ci sono scatti e controscatti, soprattutto nei tratti più duri. La salita praticamente si compone di 3 gradoni con pendenze abbastanza sensibili ed è il numero 45 che cerca un allungo. Si tratta dell'atleta Possoni, che cerca di riprendere il largo, Condrut alle sue spalle e tutto il gruppo allungatissimo. Mancano ormai pochi chilometri alla conclusione, intanto vediamo il gruppo di coloro che sono rimasti staccati e che quindi hanno perso praticamente contatto dalla testa della corsa. Una panoramica sul gruppo allungatissimo in discesa, abbiamo visto 3 concorrenti, Possoni, Chris e Condrut, guadagnare qualche metro di vantaggio e li vediamo adesso all'attacco della salita con il 45, 167 e 158 rispettivamente, ve lo ripetiamo, Possoni, Condrut e Chris. All'attacco, ma sembra un'azione abbastanza decisa. Intanto sulla destra troviamo concorrenti che praticamente vengono doppiati. Il 158 sembra leggermente in difficoltà, si tratta di Vitali Condrut, mentre marciano più spediti gli altri due. Ma c'è una sorpresa dal gruppetto dei più immediati inseguitori. Rubiano Chavez compie il suo capolavoro, si porta sul terzetto di testa, ma si stacca uno dei concorrenti, Condrut della Finauto, restano quindi in testa alla corsa per il momento Chavez Rubiano numero 191, Hubert Chris numero 167, Moris e Pozzoni numero 45. Ma proprio quando siamo in vetta allunga Rubiano Chavez, si butta in discesa senza timore, come è consuetudine avere timore
quello dei suoi connazionali e invece di perdere terreno guadagna ulteriormente terreno nonostante la disperata rincorsa di Hubert, Chris, Morris e Possoni. Da 10 secondi si passa ai 16, ai 20 e ai 30 secondi. Siamo all'ultimo chilometro, vediamo il triangolino rosso e ormai è fatta. Rubiano Chavez entra nell'abitato di Imola, dicevamo che il traguardo è in piazza Gramsci, ultime battute, ultimi 200 metri. Michelangelo Rubiano Chavez vince questa seconda tappa alla media di 41.765, lo vediamo proprio in questo momento tagliare il traguardo. Alle sue spalle con un ritardo di 21 secondi, Hubert Chris batte Morris Possoni. A 32 secondi, ecco vediamo l'arrivo dei due più immediati inseguitori, a 32 secondi il gruppo dei più immediati inseguitori è battuto da Fabio Sabatini. Quinto posto per Roberto Trafficante, sesto Luca Zanderivo. La classifica vede il cambio della guardia in vetta. Veste le insegne del primato Maxim Belkov, davanti a Vladimir Djuad, 8 secondi, Chavez e Rubiano, 11 secondi. Maxim Belkov è il russo nuovo leader della classifica generale, ha spodestato Davide Riccibitti, ieri era arrivato secondo a Cesena, oggi è arrivato nel gruppo degli immediati inseguitori. Ha conquistato la maglia verde allegra di capo classifica. Domani tappa difficilissima, viste le sue caratteristiche dovrebbe migliorare la sua attuale classifica. Ce la farà? Io molto contento, dopo la seconda tappa maglia generale. Oggi gara dura, durissima. Domani tappa decisiva. Sì, sì. Quindi domani vedremo come reagirà appunto Maxim Belkov, che comunque è considerato uno dei grandi favoriti del decimo giro delle pesche nettarine. Sorride e vuol dire che è così. Lo ringraziamo. Grazie e complimenti intanto. Miguel Angel Chavez, nome lunghissimo, nome latinoamericano. Allora, grande vittoria oggi a Imola, un'autentica impresa, una dimostrazione che i colombiani quando c'è salita vanno forte e sono veramente strepitosi. Sì, grazie Bono, grazie a Dio per tutto questo. Abbiamo fatto la tattica così, abbiamo pensato così e grazie a Dio tutto è stato bene. Dunque, noi abbiamo seguito tutta la tappa, nel finale c'è stata grande bagarre. A quanti chilometri dall'arrivo sei andato via? Più o meno alle 14.15 sotto la salita, ho fatto l'escato sotto perché mi sento meglio di resistenza, non di scatto forte. Grande scalatore, domani a Gabice Mare c'è una tappa molto impegnativa, l'arrivo è in salita ma c'è un circuito da ripetere 10 volte, molto impegnativo. Domani un'altra tappa adatta ai tuoi mezzi? Sì, penso che domani è favorevole per me, sono 10 salite senza recupero perché sale discesa e l'altra volta sale, bueno, così mi sento bene e anche l'arrivo in salita. Aspetto domani fare un buon papello. Bene, complimenti per oggi e in bocca al lupo per domani. Grazie, grazie. Anche darle un ringraziamento alle sponsor e a tutta la gente che mi dà sempre una mano. Grazie ancora. Fabrizio Castellari, vice sindaco di Imola, assessore allo sport. Oggi è stata veramente una grande giornata di ciclismo. Sul tracciato dei Tremonti abbiamo rivissuto momenti passati, qualcuno ha tirato fuori così il campionato del mondo 1968 quando vinse Vittorio Adorni. Oggi abbiamo visto un gruppo di atleti tra i migliori al mondo, under 23, ed ha vinto un colombiano. Una bella impresa, ma vogliamo ascoltare l'assessore allo sport del Comune di Imola. Sì, una bellissima impresa, una bella gara che noi tutti gli anni accogliamo
a braccia stra aperte, perché questa è una città che nel ciclismo, come lei ricordava, ha una grande tradizione, fin da quel 68 in cui Vittorio Adorni vinse il campionato del mondo e poi con tutte le edizioni di quella Coppa Placi, che è ancora una gara internazionale di punta e che tutti gli anni fa tappa nella nostra città. E poi abbiamo come secondo evento di ogni anno del ciclismo questo bellissimo giro delle Pesche Nettarine Under 23, che è certamente la più bella gara italiana per questa categoria, dove vediamo dei campioni in erba, dove c'è uno sforzo organizzativo imponente, una gara che di anno in anno cresce, che questa decima edizione la può già dire lunga sia per quelle che ci sono state che per quelle che verranno. E quindi Imola, città dello sport, davvero la accoglie a braccia aperte e la rilancia anche per i prossimi anni. Quest'anno ha vinto un colombiano, bella anche l'idea di ospitare delle nazionali straniere, anche queste nazionali dei paesi dell'est, e comunque bella anche il palcoscenico di italiani che si mettono in mostra attraverso le nostre squadre, perché ci fanno pensare che in questo paese il ciclismo continua ad essere uno sport assolutamente di primissimo ordine e che ha tanti talenti in erba che sono pronti a decollare. Qui li vediamo quando ancora sono nella loro veste più autentica, poi tra qualche anno speriamo di applaudirli nuovamente a Imola in grandi eventi a sempre del ciclismo. Abbiamo aderito con entusiasmo a questa proposta da parte dell'organizzazione del Giro, perché proprio abbiamo sposato quest'idea di connetterci ancora di più con la Romagna, che storicamente è una terra dove ci sono molte persone interessate alla nostra offerta turistica, quindi pensiamo che oggi sia un'occasione straordinaria per riconfermare questa nostra vocazione. Molti rimarranno colpiti, perché la nostra realtà è una realtà molto particolare che si differenzia dal contesto normale della Riviera Adriatica. Siamo la prima collina che si affaccia sul mare ed è quindi offre degli scenari straordinari. Oggi con questa corsa avremo modo di vederla e di toccarla e di entrare nel parco del San Bartolo, che è una nostra realtà molto importante che ci contraddistingue appunto. E noi crediamo molto allo sport come elemento di socializzazione, ma anche di veicolo pubblicitario. Una grande responsabilità, un grande impegno mantenere alto il nome di questa riviera, che è splendida nonostante una concorrenza spietata. I paesi dell'est si stanno aprendo al turismo in maniera concorrenziale, non come una volta. Ecco, che cosa mettete in atto voi altri, oltre che le bellezze del vostro territorio? Ma oltre che le bellezze del nostro territorio, crediamo anche nello sport, soprattutto il ciclismo, che qui a Gabice è molto sentito. Abbiamo una settimana cicloturistica che si svolge da 25 anni e ha un successo sia a livello nazionale che europeo. Mettiamo il nostro entroterra, i nostri villaggi, e la nostra cultura anche gastronomica. E tanta ospitalità. Tanta ospitalità, sì. Perché è nell'animo vostro, siete praticamente fratelli con i romagnoli, anche se siete marchigiani. Dicevo prima, non è un piccolo torrente che può dividere. Questo è nel nostro sangue, il sangue che in Romagna hanno da Rimini, da niente, da pescatori, è diventata la prima città turistica. È nel sangue di ogni romagnolo, ma noi ci sentiamo più romagnoli che marchigiani. Ecco, voi avete in più la bellezza del territorio, però anche tante iniziative per proprio cercare di valorizzare la montagna, la vostra montagna, che poi è un promontorio sul mare. Noi, il nostro vantaggio è proprio questo,
che la diversità tra Rimini, Riccione, Cattolica è tutta piatta. Abbiamo una collina che tutti ci invidiano, anche il clima qui è diverso, non ci sono zanzare, non c'è umidità, il clima è più adatto per i bambini, per le famiglie, infatti la nostra clientela maggiormente sono famiglie. Adesso tocchiamo un tasto dolente, i prezzi. Ma i prezzi, credo che noi abbiamo dei prezzi ancora molto accessibili. Gli alberghi non hanno quasi aumentato niente, c'è stato qualche ritocco sui ristoranti, bar, come un po' dappertutto, però ancora si viene in vacanza qui con 40 euro al giorno, tre pasti al giorno, camera con bagno, balcone, TV, ogni comfort a un prezzo veramente modico. E poi sempre un sorriso sulle labbra. Questa è la prima cosa, la cordialità, la gentilezza fa parte dell'ospitalità. Quindi ci lasciamo con l'augurio che oggi sia una bella corsa, ma che alla fine dell'anno, a conclusione, il bilancio sia positivo. Ecco, sia una bella corsa, che questa permetta di conoscere ancora meglio Gabice e che ci porti molte presenze. Dopo la vittoria di ieri, una vittoria senza discussione, oggi una tappa difficile, corri nelle Marche, la terra del tuo sponsor, che intenzioni hai? La intenzione è prendere la maglia verde, perché uno, per qua siamo qua, perciò siamo qua. E allora penso attaccare, non so dove, dipende come se sarebbe la gara, uguale vado per la maglia. Quindi avete già preordinato il programma della gara, l'attacco ai tuoi compagni per prepararti il terreno? Sì, così la facciamo perché la facciamo, penso io. Allora in bocca al lupo e sentiamo oggi. Crepe al lupo e grazie. E vediamo quindi come andrà a finire il primo cittadino di Gabicce, che dà il via ai 185 concorrenti rimasti in gara in questa decima edizione del Gran Premio delle Pesche Nettarine di Romagna. Quindi oggi una tappa molto difficile da Gabicce Mare a Gabicce Monte per 137 km, ma un circuito da ripetersi 10 volte, con 10 volte la scalata al Gran Premio della Montagna di Castel di Mezzo. Quindi una tappa difficile, fa molto caldo, circa 33-34 gradi la temperatura, tira vento e quindi alla fatica dei concorrenti si sommano anche le caratteristiche ambientali. Sono partiti, dicevamo, in 185 da percorrere questo circuito di 13 km e 700 metri da ripetersi per ben 10 volte, e come sono partiti immediatamente cominciano le azioni di attacco. Si parte da questa situazione di classifica: veste la maglia verde di leader della classifica generale il russo Maxim Belkov, ma alle sue spalle a 8 secondi l'ucraino Diudia, in terza posizione forse l'avversario più pericoloso, almeno per quelle che sono state le dichiarazioni, Rubiano Chavez, colombiano, con un ritardo, dicevamo, di 11 secondi. La maglia verde di leader della classifica generale è sponsorizzata dalla ditta Allegra. Parte con la maglia gialla, classifica a punti, ancora Michelangelo Rubiano, mentre la maglia azzurra per la classifica del campione della montagna è sulle spalle di Hubert Chris del pedale Larigiano. La maglia rosa, classifica giovani, è sulle spalle di Federico Rocchetti, classe 1986. E vediamo quindi come si giocheranno queste maglie i vari atleti, dicevamo una tappa difficile e combattuta sin dall'inizio. Vogliamo ricordare che la gara di oggi è valida come primo memorial Guerrino Farolfi, il famosissimo e conosciutissimo messaggero di Adriano De Zanne, in tanti, tantissimi giri d'Italia. Ma veniamo adesso nel vivo della gara e viviamo gli ultimi momenti salienti di questa manifestazione. Mancano ancora una cinquantina di chilometri alla conclusione, ma in testa alla corsa si è formato un gruppetto di una ventina di unità. E vedete come il numero 191, Chavez, è attento a ogni mossa degli avversari. È scattato il numero 41, Gavazzi. Subito Chavez ha alzato le orecchie e si è posto alla sua ruota, mentre Zanella, numero 94, non molla per un istante il colombiano Chavez.
Nell'abitato di Gabicce, abitato che viene attraversato per la settima volta, lunga l'atleta della Trevigiani, numero 24, Massimiliano Turco. I più immediati inseguitori sono comunque alle sue spalle ed un attentissimo Chavez reagisce immediatamente come la strada sale con maggior pendenza ed in poche battute si porta su Massimiliano Turco e rilancia l'andatura cercando di fare il vuoto alle sue spalle. Ma non si fa sorprendere Manolo Zanella, che prende la sua ruota, cerca di resistere per qualche metro Massimiliano Turco, ma l'andatura del colombiano è davvero micidiale. Ricordiamo che a questo punto sono stati percorsi più di 100 chilometri e quindi la fatica si fa sentire. In testa questo terz'ultimo passaggio sul traguardo, sulla zona d'arrivo di Gabicce Monte, transita Chavez, seguito da Gavazzi, Zanella, Possoni. Ma il gruppetto di avanguardia, un gruppetto di circa una venticinquina di unità, non è molto distante dalla testa della corsa, quindi ancora sono più che altro scaramucce, nessuno dei concorrenti ha tentato l'affondo. Nel tratto in discesa allunga ancora un altro gruppetto, si fraziona spesso il gruppo di testa e troviamo a questo punto con il 94 Zanella, con il 149 Crocetti, con il 45 Passoni, con il 109 Stefani, con il 191 Rubiano Chavez e con il 92 Maurizio Girardini, che cercano di portarsi decisamente in testa alla corsa e di guadagnare più tempo possibile ai diretti avversari che si trovano a questo punto a una ventina di secondi. Non vediamo la maglia verde del russo, e lo vediamo proprio in questo momento, cerca di contrattaccare. Il rappresentante francese, lo riconosciamo dalla maglia, cerca di dargli una mano, ma vedete, vengono meno le forze e quindi comincia a farsi pericolosa la situazione. L'atleta francese cerca un appoggio, sollecita la rincorsa, sembra che questa abbia buon fine, ma poi non ci sono ricambi ad inseguire e quindi Maxim Belkov per il momento ritira i remi in barca e ne approfitta Chavez per rilanciare, quando siamo in salita, di nuovo l'attacco e guadagnare più secondi possibili nei confronti del diretto avversario. Ricordiamo che solo 11 secondi separavano alla partenza Rubiano Chavez dal titolare della maglia verde Allegra, Maxim Belkov. Quindi a questo punto Rubiano Chavez è già virtualmente maglia di leader. Vedete, quando si sale, quando la strada è in salita, è sempre lui che guida il gruppetto degli attaccanti e non si volta quasi mai a chiedere il cambio. In seconda posizione troviamo l'atleta della Zalfe, precisamente Manolo Zanella, che l'abbiamo visto in questi ultimi chilometri non mollare per un istante la ruota di Chavez. E quando si sale per l'ultima volta verso il Gran Premio della montagna di Castel di Mezzo, quindi siamo praticamente quasi all'ultimo giro, troviamo un quartetto in testa alla corsa, formato dal numero 94, Manolo Zanella, della Zalfe Desire Fior, del numero 109, Marco Stefani, della Bedogni, del numero 191, Rubiano Chavez, che vedete continua a fare l'andatura, e dal numero 45, Moris Possoni, della Egidio Unidelta. Ricordiamo che Michelangel Chavez Rubiano è del gruppo sportivo Calzaturieri, quindi una squadra marchigiana, e oggi, lo vogliamo ricordare, si corre proprio nelle Marche. Abbiamo visto il passaggio
alla campana dell'ultimo giro del quartetto di testa a 22 secondi, segue la fila del gruppo dei concorrenti che facevano parte della testa della corsa. Tratto in discesa, 7 km alla conclusione, ancora un quartetto, ripetiamo, formato da Zanella, Stefani, Rubiano Chavez e Possoni. Oramai praticamente la maglia di Maxim Belkov è praticamente a un ritardo di 50 secondi, quindi difficilmente colmabili, anche se c'è da salire da Gabice Mare a Gabice Monte, ma vedete non diminuisce lo smalto degli attaccanti che a questo punto si danno il cambio regolarmente, mentre Michelangel, Chavez e Rubiano sente odore di maglia di Rider. Per gli altri si prospetta anche la possibilità di un successo in questa tappa, successo importante perché si tratta di una corsa tappe, di una corsa internazionale, soprattutto del giro ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna. Attraversiamo per l'ultima volta l'abitato di Gabice Mare ed ora si sale verso il traguardo, verso l'arrivo, siamo appunto a poco più di 4 km dalla conclusione, che è posto nell'abitato di Gabice Monte. Ed è sempre Michelangel Chavez Rubiano che fa l'andatura come la strada comincia a salire, a fianco lo troviamo Moris e Possoni della Egidio Unidelta, in terza posizione Manolo Zanella, ultimo a chiudere il quartetto Marco Stefani. Vediamo di spalle i concorrenti, non possiamo allargarci perché sulla strada è caduto dell'olio, quindi è pericoloso, tutti i concorrenti si spostano sulla sinistra, efficace veramente il contributo del gruppo dei motociclisti che regolano il traffico per assicurare la sicurezza dei concorrenti. Siamo all'ultimo chilometro, oramai il quartetto si disputa la vittoria di tappa in volata e Michelangel Chavez Rubiano pensa esclusivamente alla maglia di leader in quanto continua a mantenere la testa del quartetto. In seconda posizione troviamo Moris e Possoni, in terza Manolo Zanella, in quarta Marco Stefani. Ed è proprio l'atleta della Bedogni, Marco Stefani, a lanciare lo sprint quando siamo ai 200 metri. Risponde immediatamente l'atleta della Desiree Zalfi Fior, Manolo Zanella, che affianca Marco Stefani quando siamo ai 100 metri, uno Stefani che si pianta praticamente e Manolo Zanella vince questa terza tappa di 137 km alla media di 37.723 e ricordiamo che è stata una tappa quasi tutta in salita. Zanella precede, dicevamo, Stefani, Chavez Rubiano, Possoni, Marresi a 26 secondi, il francese Levarlet a 29 secondi, quindi Zendrigo, Traficante, De Matteis ed ancora in decima posizione il francese Chollet. Maxim Belkov perde la maglia di leader, in testa alla classifica troviamo Michelangel Chavez Rubiano. Domani due semitappe, una al mattino e una al pomeriggio, la prima completamente pianeggiante, la seconda con qualche difficoltà. Ma questa è la classifica, in testa ben saldo troviamo il colombiano dei centri della calzatura, Michelangel Rubiano Chavez, che ha mantenuto la promessa e ha realizzato il sogno, quello di conquistare la maglia verde dotazione Allegra di leader della classifica. Al secondo posto, staccato di 28 secondi, Maxim Belkov, in terza posizione a 34 secondi, Volodymyr Dudia. Questo è il palco, questa è la gioia dei vincitori e la soddisfazione di chi ha raggiunto i propri obiettivi. I can be a nightmare of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I have the bravest heart that you've ever seen, and you've never met anyone who's as positive as I am sometimes. You see everything, you see. Yeah.
La terza tappa del decimo giro delle pesche nettarine di Romagna, Gavice e Monte, c'è stata la svolta con il cambio della classifica, ma anche con un vincitore importante, qual è Manolo Zanella, eccolo qua, che è qui con noi, ci racconta le fasi finali di questa gara con l'arrivo in salita. È una corsa molto ma molto impegnativa innanzitutto. È una corsa durissima, resa durissima dal percorso e anche dal caldo, e ieri avevo visto che Miguel andava fortissimo in salita e oggi ero sicuro che guadagnasse la maglia di leader, e ho tenuto la sua ruota fin quando non ha portato via un gruppetto e l'ho battuto in volata, insomma. Vogliamo conoscere meglio il vincitore, da dove arriva? Vengo dal Veneto, da Belluno, e corro nella Zalf. Due vittorie lo scorso anno, questa è la prima stagionale? Sì, è la prima stagionale, la forma inizia a salire e speriamo di raccogliere ancora qualcosa nei prossimi mesi. Grazie, complimenti, e adesso andiamo a parlare con il leader della classifica generale, Miguel Angel Chavez Rubiano. Oggi lo pronunciamo bene il nome, perché ieri a Imola abbiamo avuto qualche problemino. Anche complimenti. Rubiano dopo Chavez. Ecco, ancora anche oggi abbiamo un attimo invertito il nome. Comunque, una grande tappa, si aspettava da Miguel che oggi vincesse, è arrivato un po' dopo del primo, però è andata bene comunque. La maglia di leader è sua adesso. Bueno, penso che sarebbe troppo vincere un'altra tappa. Bueno, abbiamo fatto tutto per prendere la maglia e l'abbiamo assicurato la maglia. Domani saranno altre due semitappe abbastanza dure. Beh, domani in pianura, al pomeriggio c'è un po' di salita, però non credo che ci siano problemi. Si tratterà di controllare la corsa. Sì, uguale la pianura anche troppo pericolosa perché... Le fughe, tutto quanto, il lavoro a squadra sarà troppo importante. Quindi ancora il giro non è deciso, insomma, bisogna aspettare la conclusione. Esatto, bisogna aspettare la conclusione sempre, sempre. Come Cantina Intesa siamo proprio partiti con un progetto di alta qualità, di valorizzazione del nostro territorio, delle nostre produzioni. Siamo partiti nel 2001 sull'area proprio collinare sopra Faenza, che è l'area più vocata del nostro territorio per le produzioni di alta qualità. Il grosso della nostra produzione, dei nostri lavori, per quanto riguarda il discorso alta qualità, si svolge proprio qui a Modigliana, che è il centro operativo dove vengono raccolte le uve migliori selezionate dai nostri vigneti, e qui vengono vinificate e poi c'è tutta la maturazione, l'affinamento dei vini nella nostra barricaia sotterranea di questa cantina, che è il Fosso Vecchio. Poi si passa ai bianchi con la Cereta, che è uno Chardonnay, e lo Spighea, che è un'albana, tra l'altro un'albana che abbiamo avuto la soddisfazione di ottenere proprio con questo vino un importante riconoscimento al recente Vinitaly, nell'ambito del concorso internazionale, dove ha ricevuto il riconoscimento della grande menzione. Un motivo di grande soddisfazione, in particolare perché ho ottenuto con un vitigno autoctono nel nostro territorio, che è appunto l'albana, sulla quale stiamo negli ultimi anni lavorando con grande impegno sia in vigna che in cantina. Noi abbiamo investito molto, i nostri produttori hanno investito molto in questi anni in vigna, noi abbiamo fatto altrettanto in cantina con una tecnologia importante che sicuramente può aiutare, anche se l'elemento fondamentale rimane sempre l'uva, che deve essere di grande qualità, e i nostri investimenti anche per quanto riguarda l'affinamento del vino in barrique, quindi grandi investimenti nell'acquisto di barrique e nella gestione di tutti gli aspetti che riguardano, ecco, queste metodi di gestione e di lavorazione del vino. Un grazie quindi agli sponsor che consentono lo splendido spettacolo del ciclismo. Siamo a Solarolo e la partenza della prima semitappa è preceduta da una gara per giovanissimi che tagliano il traguardo proprio dove fra qualche ora saranno protagonisti i più grandi. E il vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, Lino Secchi,
già presidente del comitato regionale marchigiano e molto attento all'attività promozionale giovanile. Un volume che parla di solo loro viene presentato, ma oramai è tutto pronto per il via che lo dà l'assessore allo sport del comune di Solarolo, esso stesso atleta e campione nel duathlon. E intanto comunque i concorrenti sono partiti, una prima semitappa breve con partenza da Solarolo, Piazza Garibaldi, Solarolo cittadina che ha dato i natali a illustri ciclisti, Babini prima, Fontanelli poi, e a cantanti quali Laura Pausini. E oggi comunque festa perché c'è il ciclismo, subito una fuga importante. All'attacco troviamo con il 127 Bergamo, con il 55 Rudaskov, con il 151 Kroll, con il 9 Montanari, con il 91 De Matteis, con il 12 Esin, con il 158 Kondrut, con il 133 Drujon, con il 51 Sabaliuska, con il 44 Frison, con il 189 Pedrazzini. E intanto viene scoperto un monumento dedicato all'arma dei carabinieri. Lo riprendiamo dall'elicottero e vediamo che comunque c'è molto attaccamento a questa arma benemerita che garantisce un po' anche la nostra libertà. E torniamo però alla corsa, tanto l'entusiasmo come vogliamo documentarvi da questa signora che abbiamo incontrato lungo il percorso. Bello spettacolo, vero signore? Stupendo. Le piacciono i corridori? Ma moltissimo, io seguo il Giro d'Italia, adesso oggi arrivano tutti, guardo in Spagna e da Francia, che bello, che gioia, che amore, che resistenza, come siete bravi tutti, siete bravi! Ed è davvero uno spettacolo senza pari quello che sa offrire il ciclismo. Lasciamo Solarolo e adesso entriamo negli ultimi quattro giri del circuito di Mordano. Quindi siamo oltre metà gara e c'è sempre in atto la fuga di Bergamo, Rudaskov, Kroll, Montanari, De Matteis, Esit, Kondrut, Drujon, Sabaliuska, Frison e Pedrazzini, 30, 35 secondi, 28 secondi il vantaggio dei nove attaccanti, quindi il gruppo mantiene sotto stretto controllo i fuggitivi, un Montanari della Eternedile impegnatissimo e viene sostituito dall'altro atleta in fuga, il numero 158 Kondrut della Finauto. Ma vedete, si marcia a doppia fila, alla francese come si suol dire, ed il gruppo comincia a fiutare il pericolo, per cui si allunga e ci sono atleti in testa al gruppo che aumentano vistosamente l'andatura. Ed è un magnifico spettacolo di colori, di suoni, di rumori, di incitamento. Solo il ciclismo sa offrire questo splendido spettacolo di colore, ma intanto il gruppo reagisce, vediamo, molto attivi, in testa ad inseguire, con i 44 Frisoni, Unidelta Egidio, con il 186 il francese Perchet, con il 184 Caccin, con il 4 Quarantini della Sergio Dal Fiume, con il 60 Iezzi della Fausto Coppi Gazzera. E ormai mancano pochi chilometri alla conclusione, per i fuggitivi rimane poco scampo, vediamo che in coda troviamo con il numero 12 il russo Esin e si sono allungati, non si marcia più in doppia fila, perlomeno sono le prime tre coppie, gli altri sono ormai a rimorchio. 18 secondi il vantaggio sul gruppo quando mancano pochi chilometri alla conclusione ed è il numero 183 Drujon, il francese Drujon a fare l'andatura, viene rilevato da Montanari, ma vedete come cambiano velocemente in testa proprio per aumentare l'andatura, Kondrut con il 158,
De Matteis con il 91, ma il gruppo ormai alle spalle, ultimo chilometro, tutti insieme, volatone, e vedete come si allunga la testa della corsa. Sono i passisti che vogliono portare agli ultimi 200 metri i propri compagni che dovranno disputare poi la volata proprio negli ultimi 200 metri. C'è una maglia della Zalfefior in testa, vedete che si sta spostando per far spazio a un altro compagno che si proietta proprio con irruenza verso il traguardo. 150 metri ormai, una maglia verde della Zalfefior sulla sinistra. È Oscar Gatto che vince la media 49.350, quindi davvero una semitappa corsa all'insegna della velocità. D'altra parte il percorso piatto, le strade molto ben curate con un asfalto molto liscio hanno indotto i ragazzi a dare il massimo. Una veduta dall'alto di Mordano. Siamo nella zona di arrivo, fra poche ore, 2 ore e mezzo, 3, ci sarà la partenza per l'ultima semitappa. Intanto viene premiato il vincitore, numero 93, Oscar Gatto. Ricordiamo la media, 49.350, vengono fatte indossare anche le altre maglie, un premio ai sindaci e agli assessori delle località dove finora è transitata la corsa. Felicissimo il colombiano che con poca fatica è riuscito a mantenere la testa della classifica generale, Miguel Angel Rubiano Chavez. E dicevamo, poche ore, il tempo giusto per mangiare, fare un massaggio, rilassarsi. Intanto rivediamo la volata di Oscar Gatto e poi si riparte nuovamente. Hello world. This is me, life should be fun for everyone. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Seize the day, wear a big happy smile on your face. In every life a little rain will fall. That won't change my atto della filiera, la visibilità, quindi la presenza al pubblico dei vostri prodotti. Un ciclo ininterrotto dal produttore al consumatore. Una grande famiglia, un grande impegno, un grande investimento e grandi professionalità. Sì, qui ci troviamo nel punto vendita di Intesa, dove cerchiamo di trasmettere la nostra immagine nel migliore dei modi, soprattutto al consumatore. Chiaramente in questo luogo riceviamo anche clienti esteri, riceviamo tutti gli operatori del settore per mostrare dal vivo i nostri prodotti. E la politica di raggiungere il consumatore, avviata alcuni anni fa, ci sta dando ottimi risultati. Ad oggi abbiamo 10 punti vendita e abbiamo un programma di espansione nel breve periodo per raggiungere un numero sempre maggiore di punti vendita dislocati nel territorio. Frutta, ortaggi, vino sono i vostri prodotti di punta. Ecco, e voi altri puntate soprattutto sulla qualità. Ma i prodotti vanno anche saputi presentare al pubblico, perché il primo acquirente è l'occhio. Chiaramente, noi lavoriamo soprattutto con prodotto freschissimo, quindi dal campo alla tavola in pochissime ore, in alcuni casi in pochissime giornate. Quindi la freschezza e le caratteristiche organolettiche del frutto sono salvaguardate al massimo. Ringraziamo quindi questo gigante, Intesa, una realtà che ha fatto della qualità l'obiettivo primario del suo lavoro. Ma torniamo alla gara. Ultimi 90 chilometri e poi è fatta. Una maglia verde di grande valore. E tanta fatica, la squadra si è veramente sacrificata, però alla fine resta il risultato ancora non definitivamente raggiunto, ma di una vittoria che potrebbe essere davvero il fiore all'occhiello per tutta la stagione. Sì, sicuramente aspettiamo questi ultimi 90 chilometri con trepidazione, però siamo sereni, siamo tranquilli, perché
Miguel va forte, sta bene, sta recuperando bene, sicuramente riuscirà a reggere il ritmo dei più forti. Ecco, dicevamo una squadra che ha dato tutto, adesso in confidenza, perché ci sono tanti sportivi che seguono il ciclismo anche con curiosità. Qualche alleanza trasversale? Ma sì, quella è sottintesa, perché anche c'è chi vuol vincere la tappa oggi, c'è gente che ci può dare anche una mano a noi per tenere ferma la corsa. Abbiamo molti amici in gruppo, perciò fa parte del gioco del ciclismo ed è giusto che sia così, perché il ragazzo è andato fortissimo in questo giro, merita di vincerlo perché è un bellissimo corridore, è apprezzato dagli altri. Ieri poteva vincere anche la tappa, ha fatto benissimo a non far la volata alla grande come poteva fare lui. E adesso speriamo che un po' di fortuna, un po' d'aiuto degli altri, un po' la sua grande forma ci faccia vincere questo giro, che per noi, per la squadra, per la società è un altro grande obiettivo di quest'anno, che già abbiamo vinto 4 corse, la squadra sta andando benissimo e speriamo di continuare proprio così. Adesso andiamo da Miguel Angel, Michelangelo, un nome longobardo di combattente. Hai scritto i numeri dei tuoi avversari, non nemici perché poi sono amici, sulla pippa del manubrio. Ecco, li terrai d'occhio? Sì, buono. Come tu dici, nella gara siamo nemici, dopo siamo tutti amici. E buono, sì, l'ho fatto perché stare troppo attento tutto quanto, non posso dare nessun vantaggio. Ecco, temi di più i russi o chi se no? Buono, penso che i russi, perché sono i più vicini, no? E anche penso che la SALF c'ha una squadra buona e che può fare qualcosa con loro anche. Comunque tu ti senti sicuro e ce la metterai tutta? Così sì, e mancano 90 km, penso che sono sicuro di fare un buon lavoro, buono, e la mettiamo tutta. Auguri. Un grande costruttore, ma qui c'è la concorrenza, si costruiscono futuri campioni. Quant'è la passione per il ciclismo, nonostante il lavoro, nonostante gli impegni e nonostante il fatto che essere imprenditore oggi è difficile? È difficile essere imprenditori, fa comodo non credere nello sport. Io ci credo e non credo di essere neanche un triste imprenditore, perché il mio morale è alto anche nelle difficoltà. Ecco, oggi ha messo a disposizione tutta la sua, cioè una parte della sua struttura qui, no? E l'ha costruita lei questa, anche se non lo so se è proprietario, ma quindi ci ha messo il cuore, ci ha messo l'anima, ci ha messo l'impegno. Che gioia vedere tutti questi colori, tutti questi ciclisti, tutti questi giovani. Questo è una gioia. Io sono venuto qui 20 anni fa che c'era l'erba. Oggi non sono solo socio, c'è un altro, famiglia, socio con me, il 50%. Insieme abbiamo fatto questa azienda e riusciamo a tirar fuori le risorse per creare delle giornate così belle e splendide di sport. Non credo che ci siano cose più belle di queste soddisfazioni. Credo nello sport, nelle parti positive dello sport, e qui si fa sport vero, pulito. E ci si ricarica anche per ricominciare la settimana? Io credo di sì, che questo dà la carica, siamo esseri viventi, abbiamo bisogno del morale alto, lo sport ci dà il morale per essere bravi anche a fare il nostro mestiere. Ecco, lei segue il ciclismo a tutti i livelli praticamente. Ma mi fermo a questi livelli, che non è più poco. Però ho sempre avuto una passione, ho sempre sostenuto, domenica prossima ci sarà donata del mio paese natale in memoria di Armando Mioli, dove da 17 anni sono sponsor, e vivo lo sport e vivo il ciclismo, diciamo. E il ciclismo ha bisogno di personaggi come lei. Grazie. Ed eccoci alla partenza della seconda semitappa, ultimo atto di questo decimo giro delle Pesche Nettarine di Romagna. Sono 150 i corridori al via, quindi un bel numero dopo 4 giorni di fatica. Ricordiamo che erano partiti in 199. Una tappa di 90 km che vede i concorrenti partire con questa classifica. In testa il colombiano Miguel Ángel Chávez Rubiano. Alle sue spalle il russo Maxim Belkov con un ritardo di 28 secondi. In terza posizione Volodymyr Druidia
con 34 secondi di ritardo. Il primo degli italiani, Moris Possoni, in quarta posizione, anche lui accreditato di un ritardo di 34 secondi. In quinta posizione, infine, Marco Stefani, con un ritardo di 38 secondi. Ci sono due strappi abbastanza interessanti che potrebbero in qualche modo costituire un trampolino di lancio. Poi ancora un lungo tratto di una ventina di chilometri con strada leggermente in discesa o pianeggiante, a tratti anche ampia, per risalire fino a Cima Pergola, 160 metri, ma la salita verso questa località è davvero insignificante. Ultimi 7 chilometri in discesa con strade strette, fondo stradale perfetto, quindi un percorso che potrebbe invogliare a qualche attacco anche negli ultimi chilometri. Vediamo come quello che succederà. Per ora abbiamo gruppo compatto, c'è stata una foratura, un salto di catena per il capofila Michelangelo Rubiano Chavez. Intanto stiamo transitando proprio nella zona di arrivo che è posta a Faenza in via Galilei, dove troviamo lo stabilimento Intesa, un grande stabilimento che accoglie con davvero tanta familiarità e tanto affetto tutta la carovana del Giro. È difficile trovare imprenditori che abbiano un amore così viscerale verso il ciclismo. Dicevamo di Michelangelo Rubiano Chavez, che ha avuto qualche difficoltà. Intanto qualche difficoltà ce l'ha anche qualche atleta che ha fatto un breve tratto di ciclocross, però è rientrato e quindi nessun problema. Intanto siamo a 5 km dalla conclusione, avete visto c'è un attacco di tre concorrenti, guadagnano una cinquantina di metri, non più, ed il gruppo si riporta immediatamente sui battistrada. Ancora un attacco quando mancano 4 km alla conclusione. Gli atleti della Egidio Unidelta, ci sembrano le maglie gialle e nere, si portano, chiudono ogni buco, come si suol dire, e molto probabilmente a questo punto, vedete, si rialzano i due battistrada, a questo punto avremo un epilogo in volata. C'è un lungo rettilineo, poi una curva a 90 gradi e quindi un rettilineo di circa 350 metri. Quindi una bella volata che si presta ad un arrivo a gruppo compatto. E c'è ancora un gruppetto di concorrenti che tenta di allungare, ma oramai mancano pochissimi chilometri alla conclusione. Avete visto il cartello di Faenza, siamo all'ultimo chilometro ed allunga una maglia bianco-rossa. Si tratta di Volodymyr Dyudya, un atleta capace di forcing all'ultimo chilometro, guadagna una decina di metri. Cercano i compagni di squadra di riportare sotto il velocista Fabio Sabatini del pedale Larigi, ma niente da fare, vince Volodymyr Dyudya con il tempo, con la media di 45.132. Nella piazza d'onore troviamo Fabio Sabatini, quindi Giampaolo Biolo, Mathieu Dujon, Alessio Sinego, Marco Frapporti, Walter Proce, Maurizio Girardini, Giovanni Carini e Gianluca Maggiora. E intanto poco cambia per quanto riguarda la classifica generale, mentre rivediamo l'allungo di Dyudya. E Dyudya, appunto, che dal terzo posto passa al secondo a parità di tempo, ma per miglior piazzamento di fronte nei confronti di Maxim Belkov, che aveva tenuto la piazza d'onore fino alla partenza di quest'ultima tappa. Ma ormai i giochi sono fatti, vince Michelangelo Chavez Rubiano, secondo Volodymyr Dyudya, Maxim Belkov, Moris Pozzoni, Marco Stefani, Emanolo Zanella, Marco Marresi, Guillaume Lovarlé, Luca Zanderigo e Romain Chollet sono i primi 10 della classifica generale. Va quindi in cantiere questa splendida edizione, la decima, dicevamo, del giro ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna. Soddisfatti gli organizzatori,
andato tutto bene, anche il tempo ha assistito i girini, 4 giornate di splendido sole, palco per il vincitore Volodymyr Djudia, e poi passeremo quindi alle premiazioni, alle varie maglie. Dicevamo, vogliamo comunque rimarcare il fatto che una grandissima folla all'arrivo, c'è davvero amore per il ciclismo. Intanto vediamo Rubiano Chaves che con il proprio patrone Torresi si avvia al palco che lo consacra definitivo vincitore di questa 10ª edizione del Giro ciclistico delle Pesche Nettarine di Romagna. Davvero una bella manifestazione, è qui che nasce il ciclismo di domani, tanti giovani sotto i 23 anni di tutto il mondo che si danno battaglia su queste strade. Corretto il comportamento del pubblico, non c'è stato mai traffico lungo il percorso, le macchine si sono sempre fermate, davvero ammirevole e direi quasi amorevole il comportamento delle forze di polizia. Rimaniamo ancora qualche istante sul palco delle premiazioni, ricordiamo che le maglie sono state così assegnate: maglia verde leader della classifica generale Allegra a Chavez, maglia azzurra per il leader della classifica del Gran Premio Montagna Borgosole e maglia gialla leader classifica punti Intesa ancora a Miguel Angel Chavez, e la maglia dei giovani, maglia rosa per il leader dei giovani Agrifood, va ad Alessandro Colò, un giovane anche questo 19enne che promette bene. Passiamo adesso comunque alle impressioni finali di questa manifestazione da parte di chi è stato da dietro le quinte a manovrare perché tutto si svolgesse nel migliore. Chiude il sipario, un grande spettacolo, è andato tutto bene. Prima di ringraziare se stesso, perché bisogna anche essere realisti, chi si sente di ringraziare? Allora, il primo obiettivo come organizzazione che ci eravamo posti era quello di arrivare alla conclusione qui a Faenza con atleti e carovane incolumi, perché noi volevamo festeggiare assieme al vincitore, questo lo possiamo fare. Allora, con i ringraziamenti, innanzitutto consentitemi di ringraziare la mia organizzazione che ha dimostrato di essere stata all'altezza della situazione, tutti, poi le forze dell'ordine, carabinieri, la nostra polizia che ci ha fatto da angelo custode tutti i giorni all'altezza della situazione, con una qualità di organizzazione invidiabile, polizia municipale, tutti. E i tanti sponsor. Gli sponsor in modo particolare, che sono 10 anni che ci danno fiducia a questa organizzazione. Non siamo stati capaci di conservare i primi e di aggiungere gli ultimi. Grazie veramente, perché senza di voi non avremmo festeggiato con l'annullo postale e questa cartolina il decennale delle Pesche Nettarine. Un boccale pieno, anzi stracolmo, 199 al via, ne sono giunti 150, è un successo enorme questo. Ecco, vuol dire la qualità del Giro delle Pesche Nettarine. Quindi l'appuntamento è all'11° Giro Pesche Nettarine. Vedremo, ma sicuramente. Allora, buon 2006. Grazie a voi.